Bevete tanta acqua. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Adriana, sono brasiliana, italiana, ho vissuto a Londra 5-6 anni e adesso in questo momento mi trovo in Brasile, precisamente a Minas Gerais. Mi presento perché ci sono dei nuovi iscritti, ogni tanto magari va bene che racconto un po' la mia storia per chi magari si fosse perso. Insomma, io sono brasiliana, ho vissuto in Italia 30 anni, ho vissuto a Londra 6 anni. A Londra mi sono licenziata, ho lasciato la città perché volevo proprio vivere quello che sto vivendo adesso in questo momento. Ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, ci sono dei bei video prima di questo. Adesso sono in Brasile, rimarrò qui per un po' di mesi, 3-4 mesi e poi vediamo. Questo video io vi racconto un po' di quando sono partita da Miami, poi sono arrivata qua in Brasile, vi faccio vedere un po' di cose che sono successe, tipo che hanno cercato di rubare il mio cellulare appena arrivata a San Paolo, poi sono stata nel quartiere, nel condominio dove ho vissuto con mia madre quando ero giovane. Poi sono venuta qua, c'ho questo appartamento tutto mio che vi devo raccontare, però questo sarà in un altro video. Ho sistemato tutta questa situazione per me e fra un po' è Natale, fra un po' è l'ultimo dell'anno, però intanto voglio farvi vedere questo video che secondo me è venuto molto carino, vi mostro un po' di cose e ci vediamo poi alla fine. Sono molto triste, oggi è il giorno della partenza, 26 giorni sono passati perfettamente veloce, se mi ricordo che quando sono partita avevo l'ansia, ho detto madonna 26 giorni sono troppi, magari non so cosa fare, ho sbagliato tutto, vai, parti, fai, non bisogna mai avere paura di niente, avevo delle paranoie della valigia, dove lascio, cosa faccio, cosa non faccio. È stato tutto perfetto, tutto succede perfettamente come deve essere. E mi sto preparando per lasciare la camera, mancava poco, mi trucco e poi andiamo verso l'aeroporto. Sono felice che vado in Brasile, però sono anche molto triste. Mi è piaciuto molto gli Stati Uniti e sicuramente tornerò presto anche. Ciao, grazie di tutto. Il trasporto pubblico qua a Miami è molto facile e semplice, a parte che ci sono anche del trasporto gratis, un po' qua al mare e un po' anche in città, però qua con l'autobus 150 per andare e per tornare, adesso sto aspettando, ci metterò 40 minuti per arrivare al trenino dell'aeroporto e poi lì c'è il transfer per l'aeroporto, molto facile, efficace. Ecco qua il mio aereo. Allora, niente, volo con la Bianca, faccio Miami Bogotà e poi Bogotà San Paolo. La mia valigia grande, che pesava 26 kg, potevo portarne 23. La mia piccola pesava 14 e ne potevo portare 10. Praticamente quando l'ho messo sulla bilancia ho lasciato una ruotina fuori di tutte e due, perché lei mi hanno detto che la Bianca, loro sono molto precisi e quindi sicuramente mi avrebbero fatto problemi, però ho lasciato una rotina fuori di tutte e due e mi ha fatto 20 kg e 10 kg. Il mondo è dei furbi, capito? Non bisogna mica stare a sempre a tutte le regole. Sono arrivata, è stato un volo tutto perfetto. Che gustoso. Buongiorno, buongiorno. Guardate, sono nella mia città. Sono nella mia città, São Paulo, Brasile. Sono troppo felice di essere qua, ovviamente. Sono arrivata ieri, sono stata in famiglia, sono stata con amici e oggi, caldissimo, giornata stupenda, vado a fare un po' di commissioni, vado in banca, c'è vento, si sente? Vado in banca e vado a vedere una bicicletta
elettrica, quindi non ho tanta batteria, non ho batteria extra, però quello che riesco vi faccio vedere. Vado in autobus perché a me piace l'avventura e le fermate dell'autobus, guarda, questa particolarmente non ha una copertura, quindi se piove e se c'è un sole che spacca come in questo momento, cerco di stare all'ombra. Fa caldo, fa caldo. La cosa positiva di uscire in autobus a San Paolo è che siccome c'è tanto traffico, almeno l'autobus ha la sua corsia preferenziale, e quindi lui corre per questa corsia che non c'è traffico. Questo è nuovo, non c'era quando sono venuta l'ultima volta. Tutta questa zona qua è nuova. Scusa se c'è vento. Questa è la mia banca, Banca do Brasil. Devo mettere la borsa qua dentro e poi passare per di qua con un detector di metalli. Ho fatto quello che dovevo fare. Adesso mi bevo un bel caffettino. Ok. Obrigada. Mi dispiace che non ho tanta batteria e con il viaggio, l'arrivo, non sono riuscita a prepararmi per iniziare bene questo video. Però sono in banca, vado a vedere una bicicletta, poi vado a pranzo con un'amica e allora prenderò un pezzettino di qua, un pezzettino di là, almeno magari riesco a farvelo vedere. Buongiorno famiglia, sono spettinata, malconciata, sono in Brasile, a San Paolo, a casa mia, come avete visto. Sto andando nel posto dove abitavo quando ero piccola, il primo posto che mi ricordo dove abitavo con mia madre, e ho vissuto lì fino ai miei 18 anni, no 19, 20. 20, scusate, ho vissuto lì fino ai miei 20 anni, dopo sono andata a vivere a Rio de Janeiro. Sto aspettando un Uber. E aí ele passou. Ai, espera, deixa eu contar. Aspetta che vi racconto questo. Nossa. Mi hanno appena cercato di rubare il mio cellulare e la mia macchinetta. Ero lì davanti a casa con che avevo fatto appena una scena. E va bene, insomma, ho avuto troppa fortuna perché lui aveva preso la camera, pensavo che me l'avesse portata via, però è passata una ragazza e mi ha detto: ti ha preso il cellulare? Ho detto no, ma mi ha preso la mia camera. Mi ha detto no, è qua per terra. Era per terra, siamo ancora insieme, non è riuscito a portarmi via la mia camera. Qui è dove abitavo con mia madre fino ai miei 20 anni. E qui a proprio fianco era la mia scuola, che c'è ancora. Sento che ci sono bambini, però stanno facendo lavori. Io studiavo qui, sì, si giocava là. Questo cancello l'ho saltato non saprei dire quante volte perché marinavo la scuola. Mia mamma andava a lavorare, io saltavo la scuola, saltavo il portone e tornavo a casa. Per questo che sono così matta come potete vedere. Beh, insomma, mi sto riprendendo dal shock. È stato veramente un shock. È durato pochi secondi, però è stato un shock. Pensavo che mi avesse rubato questa camera, però dopo ho già detto, no? Era per terra, non si è neanche rovinata la lente, la batteria era saltata fuori. Ma comunque mi è andata bene. Io mi sento molto... una persona molto protetta e quindi le cose mi succedono, però poi si risolvono. Adesso vado a trovare amici, una signora che vive qua, che è mia vicina, che è suo figlio, è il mio migliore amico. Okay. Io abitavo qua. Questo era il mio numero 3. Questo era il mio appartamento. Wow, che ricordi. Questa era la mia finestra.
Questa era la finestra del mio salotto. Abitavo qua. Non so, vi spero che farvi vedere questa cosa vi faccia capire come noi cambiamo, come noi... Il bello è buttarsi nel mondo. Se magari potevo essere ancora qua, vivere ancora qua. Volevo farvi vedere, buongiorno, quanto bella è la mia stazione di autobus che viaggia per tutto il Brasile. E volevo farvi vedere anche la metropolitana, però non avevo batteria in questa camera e piena di valigie non è stato facile. Metropolitana pulita, fresca, con l'aria condizionata, vabbè, comunque la nostra metropolitana è molto più giovane di quella americana o di quella londinese, però sì, è un piacere viaggiare con la metro qua a San Paolo. Questa è la stazione rodoviaria del Tietê e sto per prendere un autobus per andare da mio padre, nella città di mio padre e della mia famiglia. Guarda che bellissimo questo mio autobus, bello, pulito, lucido, climatizzato con wifi, che mi porta a fare un viaggio di 3 ore. Quel viaggio che ho fatto in America in autobus è stato un incubo. Questo è un viaggio in autobus. Oh, guardate questo autobus, che nuovo, guarda che meraviglia. C'è qua per caricare il telefono. La poltrona va tanto tantissimo dietro. Questo biglietto ho pagato 110 reais. Metto qua sotto quanto saranno in euro. Dopo lo spavento di ieri con il telefono che mi hanno quasi rubato, adesso lo tengo sempre nascosto. Guarda, questo autobus c'è anche il bagno e è pulitissimo. Molto pulito, pulito, sapone, acqua. Infatti l'acqua. No, volevo solo dire che sono arrivata e che rimarrò off, perché famiglia adesso è famiglia. Eccomi! È passata una settimana, no, è passato un weekend dall'ultima volta che ci siamo visti. Ho goduto questi giorni con la mia famiglia. Sto facendo tante cose qua a Pouso Alegre, ho tante cose da raccontarvi. Praticamente sono in questo posto che si chiama Pouso Alegre, è nello stato di Minas Gerais, ha 150.000 abitanti e la spiaggia più vicina qua si chiama Ubatuba e è a 244 km da qua. Farò un video più avanti speciale per voi dei supermercati qua in Brasile, delle cose un po' più particolari, molto interessanti e diverse da quello che noi siamo abituati in Europa. Nella casa dove vado a vivere presto, che la sto mobiliando, la sto montando come piace a me, e c'è un supermercato bellissimo, nuovo, molto vicino, sarà quello il mio supermercato dove andrò a fare sempre la spesa e vi farò vedere tutte le cose particolari, le cose interessanti che ci sono qua nei supermercati brasiliani. Così rimarrò qua 3-4 mesi, non lo so, questo periodo il tempo passa, mentre il tempo passa io deciderò cosa fare e quando rientrerò in Europa o cosa sarà della mia vita nel 2024. Comunque ci saranno bei viaggi, il mio ultimo dell'anno sarà bellissimo e ci sono delle novità che io voglio condividere con voi. Vorrei che rimaneste qui con me e sarà bello. Benvenuti.
benvenuti nella mia casa. Abbiamo due camere, un bagno, questo è il salotto con una terrazzetta e qui la cucina. Sono tanto felice, non ci posso neanche credere che ho le chiavi di casa mia. È meraviglioso. Ho comprato una gelatiera, un gas, c'è questo bel mobile, c'è questo bellissimo mobile, c'è un altro mobile anche qua. Sono felice con le cosine che ho comprato nel mio viaggio negli Stati Uniti. Qui c'è questo specchio che metterò qua in questa parete. Qua ci sarà un tavolo per mangiare, qua metterò un divano, la televisione, poi vediamo. Questo letto è provvisorio, è di mia sorella, e almeno qua riesco già a dormire appena mi accendono la luce. C'è il bagno, che ho un problema di tubo dell'appartamento sopra. C'ho tutto qua da fare. E questa è l'altra camera. Qua ci sono delle cose che devono andare via. Una valigia con cose mie. E qua, guarda, questo non è mio. Gli armadi sono belli grandi. Ce l'ho questo e un altro nella camera, quell'altro. Provo una gioia immensa perché ho vissuto, sono 8 anni, dal 2015. L'ultima volta che ho avuto casa mia, che ho vissuto da sola, era nel 2015. Quindi dopo 8 anni, scusa, perché vi spiego, perché ho vissuto a Londra anche 5 anni, quasi 6, con altre persone. Allora sì, vivere da sola di nuovo dopo tanti anni sarà una meraviglia. 언제나 함께 있었음해 모든 게 다 통하니까 feels like daydreamin' 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부 the chemistry 이상 너와 the two 힘들었을 때마다 늘 함께했던 너 눈이 마주쳤던 그 순간 생각을 공유해 우리 둘 사이의 텔레파시 바라보고 있는 날 봐 And nowhere can I find someone like you 한눈에 알아본 넌 날 Ecco, questo è tutto. Mi dispiace che il video è stato un po' lungo. Vi ringrazio se avete visto fino a qua. Vi invito a seguirmi su Instagram, così riuscite a vedere quello che combino un po' più dal vivo. Pranzi, cascata, famiglia, era tutto questo che io avevo bisogno, anche potermi dedicarmi di più a YouTube, che è una mia passione. Adesso ci saranno dei viaggi, intanto vi faccio tanti auguri per Natale. Non credo che ci vediamo qua su YouTube per quei giorni lì. Io faccio Natale a San Paolo con dei cugini e poi andiamo a fare l'ultimo dell'anno a Rio de Janeiro, sarà meraviglioso. Voglio farvi vedere tantissime cose, sono troppo felice, sono super eccitata di questo ultimo dell'anno, quest'anno. Spero vi sia piaciuto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Se riesco torno qua prima, se no ci vediamo dopo Natale. Un bacio, ciao! 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통